Dottoressa Ceccagnoli, c'è la novità della ricetta telematica, almeno in questo periodo storico di emergenza coronavirus. Non è una novità in assoluto, è comunque un sistema che permette e che agevola sia i medici di base che gli assistiti. Già in altre ora situazione è stata ovviamente utilizzata, ma sta rilevando ora e mostrando tutta l'utilità ora in questa situazione di emergenza ora Covid, perché ora consente ora ai pazienti di ricevere a casa dal proprio medico di famiglia ora il numero della ricetta elettronica, che consente poi al cittadino, senza recarsi ora presso il proprio medico, di poter ricevere i farmaci rivolgendosi poi alla farmacia di sua scelta. Questo consente di evitare che il cittadino si metta in movimento, ma riduca notevolmente ora il fatto di portarsi fuori, portarsi all'esterno e di rispettare maggiormente ora quelle che sono le indicazioni delle normative regionali e nazionali e regionali ora, per il contenimento ora, del possibile contagio da coronavirus. Il tributo che paga la categoria è elevatissimo. Dati di questa mattina riportati su Quotidiano Sanità danno a 3.654 il numero degli operatori sanitari contagiati, è dato dell'Istituto Superiore, come dicevo, e tra questi ora 19 sono medici. È morto, tra l'altro, uno tra le prime vittime è stato proprio il dottor Roberto Stella, ora che è il presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Ora quindi i sanitari sono ora proprio in prima fila a fronteggiare questa situazione estremamente grave ora che coinvolge tutta la nostra nazione e il mondo. Insomma, sappiamo che ormai è stata dichiarata dall'OMS ora la Covid pandemia.